Allora, ciao ragazzi, sono Mariangela, vivo qui a Dublino da 16 mesi, sono originaria di Napoli, Procida per la precisione, non so se conoscete. E niente, sono qui come la maggior parte dei giovani a cercare lavoro. Infatti adesso ho finito una job interview, per una grande società. E niente, come la gran parte degli italiani che non si accontentano del proprio paese, perché il nostro è bellissimo, però lavoro non ce n'è. E niente, sono qui appunto per ero venuta qui per cercare nuove possibilità che finalmente Dublino mi sta dando, perché il mio livello di inglese era molto molto basso. Adesso che l'ho migliorato, sto facendo qualche intervista, qualche colloquio per le società. Adesso lavoro in una caffetteria, perché appunto la situazione in Italia è tragica. Si lavora gratis, male, c'è il razzismo, c'è un po' di razzismo, un po' di non rispetto della persona in quanto tale e della persona in quanto lavoratore, voi lo sapete già, perché si lavora, si paga per studiare, ma si lavora for free, non va bene. Io sono laureata in legge, ho espletato la pratica forense in Italia gratis, senza ricevere nessuna retribuzione. E un master in economia che ho pagato profumatamente, ma ovviamente lavoro non ce n'è, perché la situazione politica questa è in Italia, cioè nel senso in Italia, secondo me, fino a quando non cambia la forma mentis degli italiani, la situazione economica sarà quella che sarà per decenni, non lo so se per decenni, ma sicuro per molto molto tempo. Quindi io mi sono trovata a un certo punto della mia vita, a 34, 32, 33 anni, a non avere una lira in tasca, perché si lavora for free e quindi a mani in cuore. Inizialmente è stata una scelta proprio di disperazione, perché non si può lavorare gratis, ragazzi, rifiutatevi di lavorare gratis in Italia. Perché si lavora gratis in Italia, è tutto un circolo che non finisce mai, diventa una consuetudine lavorare gratis e non va bene, perché le aziende, le grandi società si adeguano su questo, sul fatto che la gente si accontenta perché vive a casa dei propri genitori e giustamente quel poco che le aziende offrono gli basta, perché non pagano affitto, non pagano cibo, non hanno cognizione di quello che è vivere realmente da soli. E quindi, diciamo, oltre ad essere sottopagati, non cresci neanche, né professionalmente, perché in Italia comunque crescere professionalmente significa crescere se conosci qualcuno, qualche politico, qualcosa. Cioè, sinceramente, dover ringraziare in eterno una persona non va bene, cioè non è la mia massima aspirazione. E quindi io qua ho cominciato a fare la babysitter, a lavorare nei pub, poi in una caffetteria, ed ora c'è il salto proprio di qualità in una società, si spera. Che dire sull'Italia? Vabbè, ovviamente l'Italia manca a tutti, chi sta qua ovviamente spera un giorno, se le cose si sistemeranno, di poter un giorno lavorare dignitosamente in Italia, se ci restituiscono la dignità, no? In Italia, se è possibile lavorare in Italia ci sarà modo, chi lo sa. Per il momento io sto qua perché è un popolo che mi rispetta in quanto persona, mi rispetta in quanto lavoratrice. Io sinceramente non mi posso lamentare, a parte un po' del clima, vabbè, però the weather, no? Non è proprio dei migliori, però quest'anno siamo molto fortunati, perché veramente un'estate molto strana per loro, perché non vedono quest'estate da 32 anni, 28 gradi qua, che è una cosa esagerata, vabbè. Però a parte il clima, poi per il resto è un po' il cibo, ma sinceramente non è che mi manca molto il cibo, però vabbè, va bene uguale. La situazione economica in Italia secondo me non migliorerà per molto molto tempo, e sinceramente anche se dovessi migliorare un poco, penso anche ai futuri dei miei figli, che futuro potrei offrire in Italia ai miei figli? Poco e niente. Qua mi rispettano, mi danno lavoro, qualsiasi tipo di lavoro, anche come cameriera, cioè non pigli meno di 1.600-1.700, due giorni a settimana liberi, un mese di vacanze pagate, due giorni appunto la domenica mi pagano di più, mi rispettano, cioè io non è che devo andare a lavorare come in Italia, per esempio come commessa la domenica, forzatamente andare a lavorare e non essere pagata, no, non esiste la ragazzi lavorare gratis, rifiutatevi di lavorare gratis, perché è un sistema che c'è solo in Italia,
negli altri paesi europei non esiste e cioè non è possibile lavorare gratis. L'ho fatto anche io ed è stato un grande errore, perché comunque mi sono fatta mantenere dai miei, non è bello. Non è bello soprattutto per voi, perché i vostri stati d'animo sono pessimi, non si può, cioè deve cambiare questa cosa. Fino a quando la gente non capirà che si deve lavorare per essere retribuiti, in Italia secondo me non si andrà avanti per molto. Questo è quanto. E niente, questo è purtroppo parecchi miei amici, ma parecchi proprio miei amici, sono ancora più lontani di me, in Australia. Se in Italia ci puoi stare, se accetti quelle condizioni, cioè non rispetto, schiavizzazione del lavoratore, la paga, vabbè, non ne parliamo proprio. Io lavoravo con un studio legale for free, però mi è servito a fare curriculum, perché ho fatto curriculum qui a Dublino e quindi grazie a questi lavori gratis, ultra gratis, sono riuscita a trovare lavoro qui. E niente, io mi auguro che le cose in Italia possano cambiare, sono sempre positiva, però non ci vedo grandi margini di risultato, cioè grandi margini di miglioramento non li vedo, però uno ci spera sempre, la speranza è l'ultima a morire. E niente ragazzi, io spero per voi che vi possa servire da lezione quello che vi ho detto, non lavorate gratis, siate indipendenti, andate a vivere per i fatti vostri, ma ovviamente capisco anche che per uno stipendio così misero in Italia non si può vivere da soli. Vi auguro all the best, speriamo a Dio che l'Italia cambi. Good luck!